E per il tredicesimo rapporto, quest'anno, non potevamo esimerci dallo scegliere un tema che è diventato centrale e strategico per le nostre aziende, ma anche per le istituzioni culturali, cioè il tema della sostenibilità. In particolare, volevamo occuparci di una duplice prospettiva, la cultura della sostenibilità e la sostenibilità della cultura. Mi spiego meglio. Da una parte c'è una responsabilità del mondo della cultura che deve aiutare a diffondere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'Agenda 2030. Dall'altra esiste una progettualità culturale che rientra a pieno titolo nella dimensione sociale, che è una delle tre dimensioni della sostenibilità, perché in qualche modo riesce ad avere impatti sulle comunità e i territori. E la tesi dell'associazione è che le aziende, investendo in progettualità culturale, abbiano la possibilità di rivolgersi a degli stakeholder di riferimento per loro fondamentali, cioè i territori e le comunità. Quindi il nostro è stato un modo per spingere le aziende a trovare ulteriori motivazioni per investire in cultura nonostante la crisi e nonostante il momento che stiamo attraversando. L'impianto del rapporto, come sempre, prevede alla base delle indagini quantitative, che poi vengono commentate, come vedrete nel libro, in una prima parte teorica, dando poi spazio alle best practice sia lato azienda che lato musei, perché noi abbiamo indagato queste due prospettive, da una parte il punto di vista delle imprese, da una parte il punto di vista delle istituzioni culturali e dei musei, a cui è dedicato in particolare questo incontro dopo presentazioni che abbiamo fatto a Roma e Milano. Allora, per farvi rapidamente, darvi un assaggio di quella che è la posizione delle imprese sul tema, chiederei in regia di lanciare il video che abbiamo preparato per sintetizzare al meglio. Come avete visto rapidamente, le aziende, come si suol dire, sono sul pezzo. Bisogna lavorare per incrementare il loro ingaggio nel settore della cultura, lavorando su quelle che sono le due criticità, diciamo, riscontrate nella nostra analisi. Il fatto che per misurare l'impatto della cultura non ci siano ancora le metriche sofisticate che esistono invece nella dimensione ambientale, in cui le aziende possono calcolare
la loro impronta di carbonio, possono arrivare ad avere degli indicatori quantitativi per la riduzione dell'emissione del CO2, materiale riciclato, e quindi quel tipo di attività in uno stadio avanzato. Invece, per quanto riguarda la misurazione dell'intervento in cultura, ancora prevalentemente si ragiona in termini di brand e di reputazione, che non basta per garantire la solidità del processo e far sì che le aziende possano avvantaggiarsi di queste informazioni per l'inserimento nel bilancio di sostenibilità che ormai sono obbligate a fare. E secondo, un altro problema, un'altra criticità è legata alla difficoltà ad attivare con le organizzazioni culturali partenariato attivo, collaborazione pluriennale e solida. Ma su questo, come associazione, stiamo lavorando sia su metriche di misurazione che attraverso la collaborazione proficua con molte delle organizzazioni culturali che sono qui presenti e che non hanno mai avuto paura di aprirsi al confronto con il privato. E quindi, per quanto riguarda le aziende, la chiuderei qui, rilevando soltanto, perché poi andranno i nostri relatori in verticale, quanto nel nostro rapporto sia emersa la centralità e la grande responsabilità che in questa fase hanno i musei e le istituzioni culturali. Sorprendentemente, per quello che mi riguarda, è stato in questa indagine che è stata effettuata da Cicerchi e Sollima, è venuto fuori che i giovani e i giovanissimi hanno come punto di riferimento e come media per la diffusione anche della sostenibilità, guardano proprio ai musei. Musei che in un momento molto difficile sono quindi chiamati non soltanto a conservare, a gestire, a valorizzare le proprie collezioni, ma ad avere un ruolo proattivo nei confronti delle comunità e dei luoghi circostanti, cosa che mi rendo conto è molto difficile da fare. Parlavamo prima con Giulierini anche delle difficoltà che ci sono legate al rincaro delle bollette, alla situazione che stiamo tutti vivendo, ma c'è in qualche modo una grande aspettativa nei confronti della capacità del museo di essere un promotore attivo anche della cultura della sostenibilità attraverso anche la produzione di contenuti con eventi, mostre e addirittura nuova arte che parli di quelle che sono le sfide che abbiamo di fronte. Una sfida che però mi piace sottolineare non è soltanto ambientale. Qui a repentaglio non c'è soltanto la sopravvivenza del nostro ecosistema, ma secondo me c'è la sopravvivenza del sistema di valori, di diritti, di equità e la centralità della persona che la nostra cultura occidentale ha sempre provato a promuovere. Ed è una condizione necessaria per garantire un futuro prospero per tutta l'umanità o per un'umanità che sia degna di tale nome. E in questo quindi, rinnovando ancora la disponibilità come associazione civica e con le imprese a collaborare con le istituzioni, visto che, come avete visto, le aziende sono a un livello di maturità diverso, hanno dovuto correre anche perché oggi per essere competitive le aziende devono essere sostenibili, e quindi questo è stato un boost che ha accelerato processi, nuove professionalità all'interno delle aziende che possono essere messe anche a disposizione del settore pubblico laddove si possano attivare forme illuminate di partnership, e quindi noi ci siamo. E cedo quindi a questo punto la parola ad Annalisa Cicerchia, che ci guiderà in questo colloquio, in questo dialogo con i nostri direttori dei musei, e buon ascolto a tutti.